Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in compagnia del mercante d'oro vicolo della Casana 4 La Rossa. Io sono Cristian. Sono Tania. Vi salutiamo tutti e due, anche lì si stanno sbracciando da matti, sono così. E che dire, Tania adesso vi spiegherà molto molto celermente quello che bisogna fare per venirci a trovare. Nel frattempo io scelgo, guardo qualcosina di nuovo che abbiamo, perché abbiamo portato Bulgari, Fope, Chimento, Pomellato, Cartier, le perle, come si chiamano, le gold, e poi abbiamo sempre di Fope e Chimento, poi un bracciale con le rose, con le roselline, con le canna vuote, poi Sforza, una collana Sforza che è bellissima. Via, dai, vai Tania, di qualcosa. Allora, come raggiungerci? Qualora veniate dal Ponente, si prende l'autostrada, si esce a Genova Ovest, si prende la sopraelevata, si esce all'Aquarium, 100 metri, 100-150 metri in linea d'aria, ci siamo noi. Brava. Invece se venite dal Levante, si prende sempre l'autostrada, si esce a Genova Est o a Genova Nervi, si prende l'autostrada, si esce a Genova Est o a Genova Nervi, si posteggia in via Vernazza, che è la via parallela, via 20 Settembre, la via dello shopping cittadino, si risale su via 20 Settembre, c'è la piazza col teatro Carlo Felice, di fronte a Carlo Felice ci siamo noi, c'è una farmacia omeopatica, una banca, ci siamo noi. E c'è la nostra via, scendendo giù, avete visto che basta interromperla un secondo, è come quando si ha il CD che fai tum, fa salta. E poi per riprendersi è andata letteralmente in coma. Io mi ci diverto, non la prendo in giro in maniera cattiva, è che proprio mi diverto così, probabilmente non ho altro modo con cui divertirmi. Allora, vediamo un attimo, andando un attimo sulle dolci e belle manine di Tania, ecco qua, andiamo a vedere tipo questo, abbiamo questo signori, che ha il bracciale appunto a canna vuota, poi tanto oro da 29, 30, 32 euro al grammo, poi vediamo un attimo, abbiamo appunto come detto signori pomellato, qua abbiamo pomellato e poi abbiamo un bracciale double fast di Chimento che è da mille una notte, vedete appunto bianco qua, bianco e giallo dall'altra parte, tutto lavorato, e poi questo anello di Bulgari, guardate anche qui, bellissimo a mio avviso, quantomeno a mio avviso, e poi un'altra cosa che ho preso, ho fatto di tutto per averla, la collana con i tre ori, perché so che i tre ori vi piacciono particolarmente, così la collana quanto il bracciale, anche questo che abbiamo. Oh, ma guardate anche Caspita. Questo qua, che bello che è, sembra la Madonna del Petrolio, hai visto? Tutta bella così, tutta bella piena. Bene Marco, torna pure su di me. Quindi, voleste vedere Chimento, Fope, dei brillanti o il solitario da 4 carati e 70 dell'altro giorno, poi appunto questo con le roselline a canna vuota, poi abbiamo l'altro, poi la Chanel, insomma c'è di tutto e di più. Ah, oro, punzoni, timbri, fascio, un altro bracciale molto bello e le perle gold che fanno sempre molta scena. Questa avevo portato a una cara cliente di Cuneo, poi mi ha detto però sai, mi aveva offerto una cifra ben più bassa di quella che mi chiedeva il committente. Io non mi sono permesso di richiamare la cliente, la collana, il committente ha deciso di fare un pochino di meno, di abbassare un po' le pretese e le richieste, quindi vediamo un attimo di se si riesce oggi a trovare l'acquirente. Bene, 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 bene. Allora, iniziando per il Natale, abbiamo questi in oro bianco, 18 carati, quasi 4 grammi, 130 euro, nuovo signori, nuovo 130 euro la richiesta. Nuovo, questo è il lotto numero 1, poi se mi date carta e penna per favore, no, la penna la ho, se mi date la carta, che devo prendere due appunti, devo fare qualcosa, vediamo un attimo. Dicevo appunto, come per i gentili signori che abitano, no, la ho, grazie, anzi una porta, ma per favore, che abitano in provincia di Milano, subito fuori Milano, i due clienti che l'altra volta il marito mi ha detto, ma salutaci, e la moglie dice, ma no, ma magari no, grazie mille, via grazie, questo è il numero uno. Anche qua signori, dicevo, per il Natale, avete una signorina, qualcuna, una fidanzata? Stava bene? Benissimo. Benissimo.
Quindi via il lotto numero 1, dicevo appunto per quei gentili clienti ho portato quell'oro che dicevo a 30, 31, 29 euro al grammo, oggi faremo un po' di svendite, nel frattempo stiamo discutendo i contratti di TV per vedere se iniziare una nuova collaborazione, se fare un nuovo canale, se continuare su questo, insomma nei prossimi giorni sapremo come e cosa faremo. Nel frattempo andiamo a vedere il numero 2, avevo messo qua un... Vabbè, facciamo vedere questa, dai, che è tanto graziosa. Abbiamo questa mina con corallo naturale, corallo italiano. Vediamo un attimo qua, 50 euro la richiesta, più di un grammo e mezzo, 50, non metterei il peso perché è un po' di più, 50 euro, eccolo qua, 50 euro la richiesta per questa mina da bracciale, perfetta. Anche qui abbiamo appunto il corallo nostrano italiano con questo rosso intenso, si vede dal rosso intenso che appunto svetta, vedi qua, ce l'ho fatta, perfetto. Poi volevo scusarmi con la mia amica Anto, non sono più andato da lei, oggi sarei dovuto venire, ma credo di non farcela, stasera c'è lo stadio, quindi alla fine ora vedo, se poi avessi proprio tanta fretta, sono... Ah, ma mi ha scritto, un bacio Anto, un bacio, mi ha detto baci, oh, baci Anto, via, grazie, lotto numero 2. Poi per il numero 3, vediamo un po', ho portato qua un... Facciamo vedere questa prima. Questo, saluto tanto i clienti di Sestri Levante, li ringrazio, sono venuti giù per un oggetto, poi alla fine sono usciti con 4. Vediamo un attimo, 12 i grammi, 380 euro la richiesta. Corallo Giada. Mi ha fatto molto piacere, saluto appunto, dicevo, i clienti di Sestri Levante che sono venuti giù e poi ha fatto mambassa per Natale, dicevo appunto che poco fa parlavo con una persona che mi dice, sai, ho conosciuto un fornitore che viene da fuori, ti vede spesso sul satellite, fai così, 3,60, 30 euro al grammo, ti vede spesso sul satellite e mi ha detto che hai dei prezzi talmente bassi che dovresti vendere sempre. Ora, devo essere sincero, a parte il periodo che è un po' così, un po' per tutti, ci difendiamo più che bene, sebbene a volte io mi lamenti, un po' perché... Come diciamo qua a Genova, chi non c'è nutetta, se non ti lamenti, ok? Non hai di ritorno, vedete le misure, per favore. Se non ti lamenti, non hai poi magari il ritorno che dovresti avere. A parte quello, dico, con i prezzi e la merce, se fossero altri periodi, faremmo il tutto venduto ogni trasmissione. Però, quant'è? 5x4. 5x4, via grazie. Però, mi ha fatto piacere l'altro giorno al cliente che è venuta giù per un oggetto che poi ha comprato, mi ha detto... Sai, mi dispiace quando sento in TV che ti lamenti, che dice che non hai venduto, perché mi dispiace tanto. Dico, ma no, si immagina, a volte rientra un po' nella cosa, nel gioco delle parti, no? Io mi lamento, si fa così, poi dici, ma sai, ma sì, ma ciao, allora abbassiamo i prezzi a volte, perché è vero, perché siamo di quelli che non è che ci inventiamo le prenotazioni, intanto questo con brillanti 80 euro. Però ringrazio tanto la cliente che come una mamma mi ha detto, ma sai, mi dispiace tanto quando dici che magari hai lavorato un po' meno, è proprio cortese, è proprio gentile. Quindi, 80 euro la richiesta per questo cornetto, un bacione alla cliente di Ravenna, grazie mille del messaggio, mi fa proprio tanto piacere. Dicevamo appunto che 80 euro, cornetto in oro bianco, 18 carati, anche questo, vedete appunto, da mettere con la collanina, da mettere con un caucciù, da mettere su un bracciale, insomma. L'otto è il numero 4, 80 euro la richiesta e tra poco andremo sulle cose un pochino più consistenti, perché se c'è qualcosa che abbiamo di buono è che solitamente abbiamo più clienti per le cose via grazie più importanti rispetto a quelle magari un po' più piccine. A proposito di cose piccine, la cliente di Viterbo sarà presto servita, chiedo scusa ancora, vediamo un po' se qualcosa ci fosse oggi che le piace, se non ci sentiamo abbiamo già tolto qualcosina, abbiamo fatto un po' di sconto, spero che invece la collana a 20 miglia sia piaciuta, abbiamo fatto lo sconto anche di lei come aveva chiesto, quando possiamo lo facciamo sempre, qua siamo quasi a 8 grammi, metti pure 8 grammi, sono un filino di meno, quasi a 8 grammi, non ti 16, 24, 220 euro. 220 euro per questa, voi pensate, se andaste a comprare questa collana fatta così a sfere,
paghereste soltanto quella già sui 200-240 a seconda dell'oro, della valutazione del momento. Tenete conto che quando noi andiamo a comprare in fornitura, sapete cosa succede? Quando l'oro aumenta, aumentano i prezzi, ti dicono, ma sai, l'oro ha aumentato. Quando l'oro diminuisce, ti dicono, sai, costa di più perché è aumentata la manodopera. Quindi poi alla fine la sostanza è che andando a comprare l'oro nuovo aumenta sempre comunque a prescindere. Qua invece questa collanina, 220 euro, 8 i grammi, e con quel, se mi vai di nuovo sul ciondolo per favore, perché abbiamo questa, questo topazio azzurro, molto molto grazioso anche questo, oro giallo 18 carati, lotto numero 5, via grazie, io vi dico approfittatene perché... Perché poi mi capita sempre più spesso che qua in negozio, magari siamo qua in TV. Bravo, bravo, grazie della... Vi dicevo appunto, cos'è che stavo dicendo? Vabbè. A proposito di oggetti estivi, cioè i tre ori, e l'acqua marina, e il topazio azzurro, andiamo a vedere questo. Questo è un modello che qualche tempo fa, siamo sui 14 grammi, qualche tempo fa 4,50 andava per la maggiore. Guardate la bellezza di questa, dei colori. Qua abbiamo il peridoto, l'acqua marina, poi abbiamo il acqua marina milk, poi abbiamo l'ametista, tutto impernato a mano. 14 grammi, 450 euro, tutto impernato. Un saluto e un abbraccio, cara Lucia, anche a te, sei proprio gentile, proprio carina, grazie mille. Questo è il numero 6. Qua 4,50, signori, prendereste, volendo, volendo, prendereste un anello comunque di design molto molto attuale, comunque ricco, e tenete conto dove c'è anche della lavorazione, perché a differenza di una fascetta o della classica, come si chiama quella quando si sposa? Fede. Oh, non ne voglio, no, vi dicevo, come quella cosa gialla che si mette intorno, tutta liscia, che si chiama, avete detto? Fede, ok? Pensate che è una delle cose che più costa in proporzione come lavorazione pure, di lavorazione quasi non ce n'ha. Qua a 14 grammi, 450 euro si ha, e voi mi dite, ma sai, ci sono almeno 2 grammi di pietre. Sì, è vero, ci sono 2 grammi di pietre, ma pensate che le pietre non costino. Pensate che, allora, forare una pietra, impernarla, questi sono lavori fatti a mano. Voi sapete che per ogni pietra forata di queste, questo vi faccio il discorso un po' più lungo perché vale anche per tutti gli altri oggetti che vedete. Sapete che forare una pietra o tagliarla implica romperne chissà quanto di quello intorno o perderne chissà quanto? Magari arrivi a ritagliarla tutta così, poi la fori perché serve ad impernarla e si spacca all'ultimo. Via grazie. Quindi in tutto dovete contare che un lavoro simile comporta, bravissima, un lavoro simile comporta sempre una fatica a cui tante volte non si pensa, a cui non si dà magari la giusta importanza. Qua, a proposito di pietre tagliate, belle, colorate, abbiamo questo bracciale di ametiste. Allora, l'ho fatto vedere a 750 euro, sono 22 grammi, 750 euro. Allora, 680 euro, anche oggi anche questo andato, anche questo oggi, tagliamo, tagliamo. 20 centimetri la misura. Brava. Va bene, i due ciondolini. Brava. Sei un amore. Grazie mille. Ho sentito che hai detto anche che è antipatica che l'Alessandra, però. Via, grazie, via, grazie. Allora, se avete visto questo e vi è piaciuto, o comunque vi può interessare, abbiamo anche questo da aggiungere. Questo è molto più antico, mentre questo è ben più recente. Questo è molto più antico, sono 2 grammi e mezzo, 70 euro la richiesta, un anello antico. È uno di quegli anelli, se lo vedete nell'antiquariato, lo vedete in quelle bancarelle, ma quelle belle, prestigiose, non le bancarelle, quelle bruttine, intendiamoci. Qua 70 euro, qua me ne chiedono almeno, ma dico poco, 150-200. Io perché faccio sempre questi calcoli?
perché sono da fare assolutamente. Due grammi e mezzo, mi metti che 2,5 grammi, ma a favore. Perché vi dico, perché fare questi calcoli? Dovreste sempre pensare, a volte sembra che parla in maniera un po' così perentoria, ma è nella velocità, magari a volte sbaglio. Dovreste pensare che nel momento in cui andate a comprare, comprate questa a 70 euro, che sia qua da un'altra parte, quando comprate queste cifre, prendeteli sempre, perché in giro costano molto, ma molto di più. Prova ne è, grazie mille, torna su di me, prova ne è che abbiamo dei parecchi clienti che comprano più pezzi, poi da rivendere, per poi rivenderli appunto in questi mercati, in questi mercatini. Quindi vi dico, voi pensate che quello che magari poi vedete la domenica nel mercatino, quando andate al lago, grazie mille. Brava, 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 quando andavo al lago, come capitava a me a Iseo, per dire, poi vedevo dei miei clienti lì a vendere le cose che avevano preso da me, a vendere a cifre molto più alte, la gente a dire, oh, ma che affare, pensate, avessero guardato il mercante d'oro, avrebbero comprato la metà. Quindi, tolto questo sermone qua, che giuro che per un po' non vi tedio più con questi discorsi, cioè fino ancora a 2 minuti, perché poi inizia questa cosa del conveniente, alla mia gentilissima, che io ora definisco valletta, ma è il mio braccio destro, 10 grammi circa, adesso tolgo 30 euro se lei indovina il modello di questa pantera. Chi è quella grandissimissima firma a livello mondiale? Non cercare nel mio sguardo un aiuto. Qual è quella grandissima firma a livello... Bravo Marco! Per lo sconto. Allora, qual è? Non vi faccio vedere perché... Quella grandissima firma che ha fatto e ideato questo modello, una pantera, cosa ti può dire una pantera stilizzata così bella? È una marca, diciamo un marchio francese. Prendi. Parlo con te, è inutile che ti dicono come fanno a scuola. Scusa Marco, puoi mettere i due quadratini, se si può. Perché parlo con te, lei così. E guardava il condizionatore, sì, esatto. Copertura, sì. Quindi? Direi Cartier. Brava, brava, ah, brava. Quindi, allora, noi chiediamo 320 euro, giusto? Gli altri 30, perché era 350, gli altri 30 li metterà lei, che si è offerta, grazie mille, lascia pure lì. Quindi torniamo sull'oggetto Marco, per favore, 320 euro, anzi 300 euro, ci mette anche gli altri 20? Sì. Ok, sì, perfetto. 300 euro, signori, 300 euro, satinata, lavorata, modello Cartier, girala un attimo dall'altra parte, facciamo vedere appunto, guardate, anche l'espressione sono riusciti a fare, anche l'espressione, Marco, 300 euro la richiesta, oro 18 carati, andiamo a vedere un attimo la misura, per favore, le misure, anzi, vabbè, l'altezza, così vediamo, un secondo solo, ti aiuto, ce la fai da sola? Faccio. Non mi rovinare il metro perché è bellissimo, 2 centimetri per 3,5 abbondanti. 2 centimetri per 3,5 abbondanti. Bene, con la contromaglia, via grazie. Avevamo preso un altro metro. Mia madre ne ha preso uno molto molto comodo, praticamente uno zaino dovevo portare solo per il metro perché era 25 metri, no? In pratica le collane noi le misuravamo da qua giù a brignole, perché veramente una cosa, ma alto così, cioè largo così. Poi, bravo, esatto. Poi, vediamo un attimo, cosa potremmo far vedere ancora di piccino per poi vedere di aumentare, alzare il tiro? Ma Angelo ancora non ha chiamato? Il profugo? Vediamo un po'. Qua abbiamo questo anellino con rubini. Vediamo. 7 grammi, 7 di 14, 21, 190 euro, 7 di 14, 21, 190 euro, 190 euro per questo che ha un anellino con rubini in oro giallo, lavorato. La signora chiedeva, sì? Abbastanza presto per poi devo uscire, sì? Via, grazie, via, in oro giallo. Allora, tipo grumettone. Allora, ne ho uno molto bello, ma è fascio, quindi comporta una spesa un pochino più alta. Vediamo un po'. Non, hai detto non piatto? O non rigido? Non rigido. Ok, vediamo un attimo. Abbiamo questo.
1090 euro, 30 grammi, 1090 euro, è bello, bello, bello e anche particolare. Andiamo a vedere questo, ne faccio due o tre di seguito, poi dopo intanto magari li riprendiamo, li rivediamo con calma. Cerchiamo di accontentare questa cliente che la misura è? 19x2 cm. 19x2 cm, scusa, ti ho interrotta, stai dicendo qualcos'altro? Che non passa inosservato. Bene, bene, bene. Allora abbiamo questo, anche questo. Guardate la scena che fa, molto molto bella la lavorazione. Abbiamo questi ovali, giusto sono? L'oro è tendente al rosso. Questi ovali dentro la parte è liscia e lavorata, non satinata, ma addirittura è lì scanalato, giusto? È tutto lavorato, pertanto vi dico, questo 1090 euro, perfetto. Una salvietta non ce l'avete, non è impossibile? Perfetto, ok. Sembra che abbia appena messo... Scusate, ma fai un attimo a vedere la mano. Se vedete le mani, la mia, Marco, se vedete le mani così, non è che ho appena messo a posto un carburatore di una Viper, bravo, esatto, di un Vespino, bravo, esatto. No, no, è soltanto che ho pulito l'oro. Allora, vediamo un po'. 1090 euro, sfila il bracciale, fallo vedere prima così, brava di fronte. Fai vedere anche che sono tutti impernati. Cioè, con me? Oh, aspetta. Vedete? Vedete la bellezza? Qua sono tutti impernati. Fai vedere come gioca. Perché queste parti, signori, sono tutte... Vediamo un po'. Qua, naturalmente, è un pezzo unico. Poi qua abbiamo i due perni e gli altri due perni qua, di modo che la parte ovale centrale sia snodata rispetto a tutto il resto del bracciale. Questo è uno, 1090 euro, e l'8 e l'11. Io dico che 19x2 è veramente molto bello. Io dico che 1090 euro per 30 grammi è veramente molto bello. Io dico di tenere in considerazione questo. Poi, fallo vedere anche di taglio, per favore. Ma da sola? Via, grazie. Bene, poi, 1090 euro. Subito dopo, abbiamo questo qua, fascio, quasi 60 grammi, 2250 euro. 57 grammi, 2250 euro. Non grido neanche, lo dico con tutta calma, lo dico se è recuperabile. Grazie mille, sei stato molto gentile, grazie. Dice, non ti faccio più capire nulla. 2250 euro. Un bel grumettone, misure, dai. Me l'ha solo dimenticata. Brava. Oh, la signorina qua oggi deve prendere ancora il ritmo. Gli ho fatto il tempo di farle i complimenti, me ne sono già pentito. 23? 23 per 1,8. Oh, che precisione! 23 per 1,8. 23 i centimetri. Tenete conto che se anche avesse il polso 19 o 20, sta benissimo lo stesso per un semplice motivo. Quando sono alti, e questo è alto, signori, cosa succede? Che un po' mangia un po' di centimetri sulla lunghezza, quindi 23, l'effettivo poi diventa 21 e mezzo circa. Pertanto, allora, l'oro è tendente a rosa, poi i punzoni sono fascio, i grammi quasi 57-56.8, io dico 2250 euro, fai vedere la chiusura che è scomparsa, giralo, chiudilo e mettilo via. Perché poi, quando facciamo vedere queste cose, a 30-40 euro al grammo, l'oro fascio, signori, a quel punto, allora, dico, se non lo prenotate, via, grazie, perché? Qual è il discorso? Arrivo subito. Qual è il discorso? Se io vi dicessi, ve lo sto vendendo tramite TV, fate un IBAN, vi do l'IBAN e fate il bonifico, oppure vi dicessi, ve lo mando ma dovete comprarlo per forza, oppure vi dicessi, vengo ma dovete comprarlo per forza, oppure vi dicessi chissà quale altre di queste castronerie, lo potrei anche capire. Ma qua, quello che ancora non l'ho detto oggi, ma che ci segue da un po' di tempo, sa perfettamente, noi veniamo anche a casa vostra, senza aggiunta di spese, non dovete comprare per forza, basta soltanto che siate quantomeno interessati. Poi, se vedete l'oggetto e non vi piace, posso anche capire. Perché? Perché comunque la TV non sempre dà le giuste proporzioni o i giusti colori. Io vi dico questo e ve lo posso garantire, gli oggetti visti in TV, visti dal vivo, sono molto più belli a mio avviso che visti in TV. Poi, voi dateci modo di provare, di vedere. Siamo andati a Torino, siamo andati a Milano, siamo andati a Venezia, siamo andati a Verona, siamo andati giù a Roma, siamo andati
fino giù in Puglia, signori. Sono sempre stati tutti contenti, è capitato forse una volta che sono partito e ho portato le cose indietro. A proposito di Milano, saluto tanto la cliente che siamo andati a trovare domenica scorsa. Ci siamo fatti un giro con Arturo, che ora, anzi, lo faccio salutare. Siamo andati a fare un giro con Arturo domenica, no? Io no. Fammi finire. Siamo andati con Arturo. Pertanto che io possa essere pieno di me, uso plurale maiestatis, non lo so. Oh. Io e Alessandra siamo andati a Milano insieme ad Arturo a trovare questa cliente. Dai, bene, Topazio Imperiale, 3 carati 10 di brillanti, oggi 1.700 euro la richiesta. Signori, 1.690, da 2.200 euro, 1.690 euro. Su, io devo vendere, dobbiamo fare qualcosa. L'altro giorno, siamo... Bene, la cara amica di Piazzale d'Atteo, bene. Vogliono vedere a Cartier, la settimana scorsa non è stato presente. Volentieri. Aspetta, pronto? Ma lei? Sì, signora. Sì. Di qualcosa. E lei di dov'è, signora? No, possiamo portarle la merce, lei la vede, se le piace, e ci dà un acconto, lo teniamo, poi può pagare in quante volte più le viene comodo. Di qualcosa! Per quante volte le viene comodo, in qualche modo ci mettiamo d'accordo. Il tutto sta a vedere se le piace l'oggetto e tutto quanto, ma sui pagamenti sa cos'è, che capiamo il periodo che è. Sui pagamenti se possiamo veniamo sempre incontro alle persone. Sì, ma volentieri, certo, io glielo porterei a far vedere, se poi le piace mi dà un acconto e poi ogni tot ci risentiamo e dà qualcosina e poi quando ha finito di pagare le lasciamo l'oggetto, va bene? Qualsiasi cosa veda, chiami pure, è stato un piacere, la saluto, buongiorno, grazie, buongiorno. Bene che l'ha capito al volo. Ecco qua, via, grazie, di qualcosa, non si paga. L'unica cosa è rimasta ancora libera, gratis, è parlare se non sei te, se non sono io, perché io pago. La signora del Brunet dice che quel fascio gli piace. E se ne hai due, se ne hai un altro simile? A grumettone mi sa di no, controllo, però mi sa proprio di no. Proprio Grumet la vuole. Avevo il collier, che ora non ho portato, ma il bracciale no. Però... Se volesse prenotarlo, stante senza impegno, spiegale. Poi dopo in negozio vedo, perché può essere che ne abbia due che vanno assieme. Però se fosse mai, prendi la prenotazione, tanto è senza impegno. Poi vediamo un attimo. Vediamo un secondo. Sempre non è un grumettone, non è una grumette, scusate. Però faccio vedere questo. Guarda, se non parli esci, te lo dico. Se non parli, l'altra volta non ha parlato un minuto, a un certo punto mentre era inquadrato di giro dico: devi svegliarti, devi parlare, te lo dico come fossi un fratello maggiore, come fossi un fratello minore, perché sono più giovane di lei. Sentita che si è toccata, l'ho toccata sul vivo e allora si è svegliata. Sveglia, hai le potenzialità, ditelo anche voi, chiamate, ditelo, ma no, sei bella, sei brava, grida, urla, non dico come Vanna Marchi, d'accordo? Però, allora, bracciale, questo signori, siete fortunati, non è fascio, quindi ve lo metto a meno di quello che avrei voluto fare, a meno, circa 40 grammi, 1.500 euro la richiesta, 1.490, scusami, 1.490 euro la richiesta. Saluto tanto la signora di Acqui, anzi domani o dopo, mi piacerebbe tanto andare in Piemonte per motivi miei, personali, quindi se ci fosse qualcuno in Piemonte che vede qualcosa, mi può chiamare, sono ben lieto di portare l'oggetto che vede, che visiona. Poi le perle le faccio vedere, stai tranquillo, grazie mille. Mi faccio l'assegno così con una cosa tonda, dicevo cosa vuoi, ce l'ha con me, invece no, mi diceva le perle, perfetto. 1.490, dicevo ok, ok. Quindi 1.490. È 21 centimetri per 2,5. Oh, 21 centimetri per 2,5, dillo con la voce più forte. Allora, i tuoi genitori dovrebbero darmi carta bianca e dire sgridala più che puoi, perché la ragazza ti ma... Cioè, sei lì, capisci? Sei lì. Ti piace questo bracciale?
E come? È molto molto luminoso. È molto stringata. E come? È molto signorile. Sentite il modo di fare, molto inglese, molto inglese. E come? No! Oppure un casino. No. E come? Bella, proprio, no? Bravo. È sfaccettato? Tutto sfaccettato, sì. Bravo. Lavoratissimo. Allora, bravissima. Sfidalo, dai. Bravo. Oh, fai vedere alla gente il brillantato. Fallo vivere. Dagli la parola che ancora non gli abbiamo dato. Fai quella cosa in più che... Giusto? Questo bracciale... Ah, ci siamo. Questo bracciale, la cosa in più, la ha. Fai vedere alla gente, perché purtroppo quello che io e te purtroppo non possiamo comprendere appieno è che lo vediamo dal vivo e vediamo che è bello. Il problema, signori, è che non lo rendiamo a voi, non riusciamo a renderlo a voi l'idea. Un po' per queste telecamere, che se faccio la ripresa col cellulare è mille volte meglio, e non lo dico, lo dico seriamente, un po' perché purtroppo tramite TV la bellezza un po' si perde. Cioè, se io guardo la Mona Lisa dal vivo o la vedo tramite la televisione, è una cosa ben differente. Non voglio, via grazie, paragonare quest'opera d'arte a quell'altra opera d'arte appena citata, per carità, però il senso è che purtroppo, visto così, non sempre si ha l'idea di quanto possa essere bello. La soddisfazione più che quasi sempre più mi danno, a parte quando entro, mi dicono: ah, ma allora lei è alto e magro, non è basso e grasso? Dico: no, non credo di sembrare basso e grasso. La soddisfazione che più mi danno è: che bello che è l'oggetto dal vivo. Già mi piaceva dalla televendita, dal vivo ancora di più. Queste sono le cose che mi danno soddisfazione, perché quando io vi dico che è molto più bello l'oggetto visto dal vivo, credetemi, ma non perché non sono uno che vende aria fritta, perché se io vengo, e lui lo sa, se io prendo con lui e veniamo in Svizzera, perché vi ho detto che queste sono perle bianchissime, quando invece sono gold, e che non è una cosa a loro sfavore. Ma se io vi dico: se la cercavo bianca, ah, queste sono bianche, vengo e poi sono gialle, me le rimandate indietro e faccio il viaggio a vuoto. Se il bracciale vi dico che è 2,5 cm, poi è 1, io vengo, mi faccio il viaggio a vuoto. È nel mio prima... Di dov'è? Ah! È nel mio primo interesse, è nel mio interesse essere chiaro, quindi vi dico che è molto bello. Poi, ad esempio, una collana che è graziosa, ma è un affare, questa qua non vi dirò mai è bellissima, è veramente stupenda e falla vivere, no, questa è una cosa da mettere da parte, la usate, chissà se passa dal capoccione, sì, ci passa, quindi la usate, ve la sfruttate e mettete i soldini da parte. 57,5 grammi, 50, vi ripeto, quando io vi dico che una cosa è bella, se dico che è bella, e lo è realmente, perché? Perché se vengo fino da voi per una cosa che vi dico essere bella e poi non lo è, faccio del viaggio a vuoto. Poi, il bello è soggettivo, no? È quello che piace a me, può anche non essere quello che piace a voi, ma da gioielliere so perfettamente che un bracciale così è un bel bracciale. Poi i gusti sono gusti. 57,5, vediamo un po', per, facciamo 30 euro, 1750 euro, misura? 63 centimetri. Brava, cioè mi passava malapena i 63, che testone ho, che capoccione ho. Un saluto alla signora di Chiavari, visto il cognome penso che sia proprio ligure lei, perché tante volte magari sono di Chiavari, come l'altra amica che è andata a servire con quel anello smeraldo e brillanti molto bello, ancora la saluto, l'abbraccio, era andata a Chiavari ma lei è di Milano. 1750, la maglia è una? È una 4+1, il colore delle maglie? Invece no, oro giallo. E? Bianco e bianco. Aspetta, da capo. La maglia è una 4+1, oh. I quattro elementi sono in oro giallo, invece poi questo l'elemento, qui, quello l'elemento più grande, che li conduce, brava, è in bianco. Oh, vedi che a me dispiace, Marco, mi puoi mettere nel quadratino. A me dispiace, ci siamo, che sembra che la voglia sgridare, mentre invece io credo molto in lei. Quindi alla fine cerco di, anch'io da ragazzino, ero uno che andava sempre perché tante volte dice ma da giavo, no? E allora dico, perché non farla che con lei e farmi odiare come io odiavo quelli che tutte le volte? Bene, collana, siete uomini? Volete risparmiare? Volete mettere soldi da parte? Volete una bella collana vera da uomo, bella spessa?
Falla vedere di taglio, per favore, perché non è la piattina, signori, qua parliamo di una maglia bella. Cioè, se si rompe la catena della bicicletta, questa la potete benissimo mettere. Voglio dire, è bella spessa, cioè, capite? Oltre che, via, grazie. Scusa, ma dopo due ore che dico due collane da uomo, che di pse è collana da uomo? No, ma anche da donna, però se io fossi una donna magari metterei più volentieri questa. Questa va bene anche da uomo, però fossi donna metterei questa sorta di Chanel, vi dirà lei la lunghezza, sono 77 grammi, tieni cara, 77 grammi, andiamo a vedere un attimo la misura. 77 di nuovo per 30 fa 2350. Ah, 2350? 70 centimetri. 70 centimetri di lunghezza. Questa maglia che ricorda molto le catene pomellato perché è tostissima. La vedi che è vero che è piena, sì. No? La senti? 77 grammi, 70 centimetri, vuol dire che è bella piena, no? Io vi dico, 2350, se vi fate il conto, è 30 euro al grammo, con quello che è l'oro adesso. Anche qui, prova un attimo ad indossarla, per favore. Falla passare anche dalla testa se ce la fai. Se ce la fai 70 centimetri, se non ce la fai. Niente, le ho detto, vada a passare la tassa proprio per tentare il microfono. È per quello. Ok. Oh, una bella. Viene una Chanel. Ora lei deve far piano perché lì ha il microfono. È una Chanel. Mi vai. Bravo, esatto. È una Chanel. A 2003 qualcosa, 77 grammi. Tenete conto che l'oro ora ha perso un euro, poi lo recupera sicuro. Quando vi dico sicuro, come si dice, sicuro come l'oro, motivo c'è. È un bel investimento, è una bella collana. Sono 77 grammi, siamo più vicini, più prossimi al letto che al mezzetto, signori. A 2350. Via, dai, via il 16, così passiamo al 17. Ma avevi chiesto qualcosa? Cosa mi avevi chiesto più? Il Cartier. Il Cartier, argento, argento, non placcato, è tutto argento. E poi ha una Deployant che è bellissima, perché la Deployant ha sempre un gusto suo particolare. Allora, Deployant, Cartier, il cinturino sarebbe da cambiare, io non lo cambio, cioè non lo cambio, me lo ordinate, lo pagate a parte, non prendetelo se potete Cartier, perché un cinturino Cartier così costa quanto? Di più. Tanto, una di più, una tanto, una perché si tolgono da tutto. Cartier, quarzo, giusto? Sì. Sbagliato. No, è giusto. Quarzo, allora, quarzo. Secondi ore 6, giusto? Sì. Li vedi, no? Sì, non sì, rispondi sì, più sì. Sicura. Numeri? Romani. Brava. Argento, una delle più grandi firme al mondo. Buongiorno. 680 euro la richiesta. 680 euro soltanto. E signori, ve lo sto svendendo. Ve lo sto svendendo. Cosa sto facendo? Lo stai svendendo. Brava, più voce, dillo di nuovo. Vai. Rompi questo tabù. Quanto viene qui? L'ho detto 680. Ho detto 680, 730. Quanto ho detto? Vabbè dai, 6,80, 6,80 dai, anche se era 7,30 e amen. Poi, bello, eh? Argento Cartier, quarzo. Allora io direi che è da donna, però quanti millimetri sarà questo? Sarà un 34, 36, no 36 no, mi sa di no. Torna un attimo su di noi Marco, per favore, sfidalo tesoro. Ecco qua. 34, perdonami, eh. Non ti voglio rubare il mestiere. Ci mancherebbe. È un argento, sì, no, è 9,25. Il 1000 non ce la fai a lavorarlo. Mi vai un attimo sul Marco? Se viene una parese al braccio. Marco. Vedete? Anche da uomo, è logico che io l'ho messo vicino a un Submariner, sparisce. Ma anche da uomo, anzi, tolto il Submariner, anche da uomo va più che bene. Ok? Via! Almeno, per me.
Ricordati di marcare. Sì? Grazie. Per me, poi. Questa, scusa? Orologi con brillantini, no. Però alla fine mi lamentavo, ci lamentavamo tutti venduti. Allora, più di 22 grammi, scrive pure 22. Opale, 700, da 7,30 a 6,90. Cioè, due ore al telefono non mi hai fatto prenotare niente. C'è una fine in questo racconto? Sì, prima, c'è un lieto fine, una fine, c'è una to be continued. Dopo, prima. Ha qualcosa da vendere? Vuol far cambio o vuol vendere? Con cosa? Questa è molto molto carina. Okay. Bravo il signore. Perché ha una chiusura molto particolare. Brava, vedete che alla fine tanto le brucia essere ripresa, tra virgolette, che... Oh, guardate che viso da professore, proprio... Tra il risentito e il ti faccio vedere io. E diventa rossa, è bellissima. Bene, è particolare però come centrale. Molto. Oh, bene. Poi c'è un opale. L'opale costa, è bello, grammi, più di 22 grammi. 690 da 730 o 740, ora non mi ricordo. Via grazie. Questo, vediamo un attimo. Bracciale, canna vuota. Io vi dico questo, circa, vediamo un attimo, ma così è difficile riuscire a capire quanto possa essere, 7, sarà sui 7-8 mm di larghezza, quindi già bello tosto, vediamo un attimo, bracciale, canna vuota, roselline, chiusura di 8 di sicurezza, chiusura che abbiamo fatto riprendere volutamente all'orafo. Oltretutto, per chi volesse prenotarlo, nel momento in cui doveste venire, vi faccio fare la prova di come si apre e si chiude. Sentite quanta resistenza fa la cerniera. Vuol dire che è stato praticamente... mai usato. Brava! Oh, era lì un po' in tensione, però sapevo già dove volessi arrivare. Vediamo una... Prova anche te a fare piano così. Vedi? Senti che... Sì. È bello, eh? Bene. Questo è un oggetto di fine 8. Fallo vedere poi, brava, interamente, perché vorrei... Tanto brava, così, Marco, se ti distanzi un attimino, se vai un pochino più distante, volevo dire, qua vediamo che a 1000, togliamo sto metro che veramente dovrebbero denunciarci per cattivo gusto, che a 1280 euro, tra virgolette, lo stiamo regalando, perché è perfetto, 18 carati, fino a 800, 1280, non chiedetemi il peso, perché quando me ne pesa sui 20 grammi, signori, io comunque questo non lo metto sulla bilancia, quando me ne pesa 40 non l'ho messo sulla bilancia, quando pesa 10 non l'ho messo sulla bilancia, perché a 1280 euro un'opera d'arte simile, se mi vai nel dettaglio Marco, lei poi farà il giro di tutto il bracciale, vi farò vedere che è intonso, è come fosse uscito ieri dalla fabbrica, e oggi messo qua ancora a caldo di produzione come la focaccia qua in TV, in vendita. Quindi io vi dico, porto la focaccia perché essendo genovese ho fame, quindi uno più uno fa che ho ancora più fame ora che ho pensato alla focaccia. Quindi vi dicevo questo, 8 di sicurezza, roselline, fiori, 1280, oro 18 carati, oro 18 carati. Via! Bulgari, oh, Bulgari, ho giù in negozio un oggetto che è favoloso, perché è un, lui che tu hai fatto la bella vita, sì, bravo, tu che hai fatto la bella vita con le bollicine, sapete quei cosi che viene fuori con gli affari, fai così, le bollicine, le... quello con le bollicine che è Bulgari, ehi! Ah, stai dormendo? Poi sì, ma la signora di Albenga? Sì. Non le chiedere più niente, va bene così, così rispondi. Poi vediamo, dicevamo Bulgari, giusto? Bulgari. Sei? Sei. Dite di aspettare un secondo che saluti l'altra signora. Allora, signori, va bene.
Zaffiro Rubini, 990 euro. 14 grammi. Va bene, grazie a lei. Salve. Ok, Bulgari. Zaffiro Cabochon, molto bello. 9,90. Lo so che è incredibile, ma è così. Lo so che sembra poco, lo so che è poco. Perché sembra, lo so che è poco. Però 9,90, a fatica, tanta fatica. Ah, ci siamo. A fatica, tanta fatica. Signora che mi ha richiesto il bracciale con le roselline. Eh, ti ringrazio per averlo fatto vedere, ma non ci arriva con te. Ah. Vabbè, cara signora del bracciale con le roselline, venga giù, che ne parliamo e vediamo. Brava anche a questa amica, questa gentilissima amica. Oggi, ma di quelle due collane là d'oro non vi piaceva nessuno? Che lei non ha visto questo bracciale d'ametista, che gli ha detto sua mamma. Glielo faccio vedere. Allora, all'amica, mentre sei lì così... All'amica di prima faccio vedere questo bracciale che a me piace particolarmente. Qua, Marco, scusami. Beh, Marco, ah, ecco, grazie. Solo un secondo, solo un attimo. Il bracciale con le ametiste prenotato dalla nostra amica, bene. Voi pensate, abbiamo delle amiche, abbiamo delle clienti amiche, ormai perché ci sentiamo al cellulare, chiacchiero col marito, abbiamo delle clienti amiche che addirittura prenotano sulla fiducia, perché qualcuno ha detto, ma sai, guarda che c'è questa cosa qua che fa per te. Qua, signori, abbiamo una delle marche, delle firme, delle maison più importanti, grazie mille, a livello mondiale, ok? Qua abbiamo un qualcosa di una... Ma sentite... Fate un po' mente locale, pensate alle vostre amiche. Voi pensate in quante possono annoverare un Bulgari tra la loro collezione. Un anello, poter indossare un anello Bulgari, signori. Quante delle vostre amiche? Voi oggi, a 990 euro, avete l'opportunità di avere un Bulgari tutto per voi. E poter dire, sì, io lo ho Bulgari. €9,90. Oltretutto è bello tosto, lo senti il peso? Come? E come? In TV metterò una tassa sulle come. Con lei ci ripaga tutte le due ore di TV. Via, grazie, via, grazie, via, grazie. Poi, un altro bracciale. Le collane ora arrivano e arriva anche Sforza. Basta lo chiediate, arriverà anche Sforza. Il bracciale. Questo è uno di quegli oggetti che, per cui, vedete qua c'è il panno, quello che sporca tipo camionista bulgaro, che mette a posto un cambio e una gomma. Vediamo un attimo. Qua abbiamo quasi 75, vabbè, scrive 75 per comodità, poi prendiamo il peso bene, dovrebbe essere sui 74, se no 38. Qua abbiamo, scusami, grazie, questo bracciale. Bracciale 19 centimetri abbondanti per 3. 19 per 3. 19 per 3. Abbiamo questo bracciale di quasi 75. Fai così, 8, 16, 24. 2390 euro. 2390 euro. A soli 2390 euro. Ma sono pochissimi. Viene 31,8 circa, 32 euro al grammo, ma facciamo così, guarda, il peso, vediamo un attimo, mi sembra che sia sui 74, facciamo così, facciamo 31 per 74, viene 2290 euro, a 2290 euro diviso appunto i 74 grammi circa, sono a 30 euro al grammo. Avete del grano da mettervi, vi parlo proprio come fossimo a cena così, a chiacchierare, anzi ancora di più a pranzo, che non è neanche una cosa, è una cosa ancora più easy, ancora più semplice. Vi dico, avete del grano da mettere da parte, dei soldi, volete togliervi la soddisfazione di fare le signore in giro a costo zero. Perché? Perché 2300 euro, se vi dico di un paio di scarpe sono tanti, se vi dico di una gonna sono tanti, se vi dico di una borsa sono tanti, ma se vi dico di un bracciale d'oro sono pochi.
soprattutto quando si passano i 70 grammi di peso. Qua significa fare le signore a costo zero, perché significa che tra qualche anno questo io lo rivendo e ci faccio di più di quello che ho speso. Ecco qual è il discorso. Voi pensateci, a 30 euro al grammo, non vi capita più. Non vi capita più. Io vi dico i pesi giusti, sono 73 grammi e mezzo, 74, batto conto a 74, quindi 30 euro al grammo. Perché se io fossi un altro, dicei, è un'ottantina di grammi. Quanti non scrivo nei pesi? Io mi prendo anche quella responsabilità, me la prendo a cuor leggero, sapete perché? Perché so quello che dico ed è vero quello che dico. Pertanto, poi posso sbagliare di mezzo grammo, l'altra volta in casa la signora dice, sai, era 4 decimi di meno, dico, guarda, mi dispiace, io, sapete, dico magari 74 sono 73, se non mi sembra di fare. Dicevo, no, no, ma ci mancherebbe, anche perché quando tu hai detto che era 73 l'altro che ho comprato, ma era 73,6, dice, non è che ho chiamato per dirti ti rendo 6 decimi di grammo. Quindi dice, come l'altra volta sei stato bravo così, questa volta qua non ti dico di certo niente, mi ha fatto molto piacere. E saluto tanto tanto la signora di Torino, cioè di Torino, vicino Torino. Quindi torniamo sul bracciale, 2390, no, ho detto 2390, avevo abbassato. 2290, l'ho abbassato di 100 euro, altro che... Arturo, Pico, cos'è che ha rapito la tua... non ce la fa passare tra le sedie. Vieni qua, vieni. Bene, allora, fallo vedere ancora una... Guarda la TV, non Arturo. Eccoli qua. Ai, 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 quanto pesa questo tubo. Vieni, guardala. Guardala. Bene, torna pure su di noi. Grazie mille. Grazie mille. Guarda, fai ciao. 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 Bene, allora, cosa facciamo vedere di altro? Niente, lei Arturo, arriva Arturo. Arturo. Fa come lo spank, occhi a cuoricino, non capisce più niente. Vediamo un attimo. Fai vedere questa, dai. Cos'è questa? Una splendida trilogy. Oh, trilogy perché? Perché sono tre pietre. Bene, bene, bene. Guarda che bella, guarda che bella. Saluta la mamma, ciao, ciao. Ecco qua. Bene, allora, trilogy, in oro bianco 18 carati. Dai, caratteristiche. Un carato e 10 di brillanti F color. Bene. La richiesta 1750. Tolti io 40, 80 euro, ora non ricordo. E dal vivo sono ancora più luminose le pietre. Brava, bravissima. Lei vi parla col cuore in mano. Finché lo fa uno come me, che alcuni mi dicono, sai, ce la faccio da furbetto, altri mi dicono, sai, sembra un po' più addormentato. Quindi i pareri sono contrastanti. Ma quando parla lei... Quando lei parla, signori, mettimi le due faccine, per favore. Quando lei parla, scusami se mi permetto, guardatela un po', ha la faccia di una che racconta bugie? Se mi dice che sono bianchi, è perché? Perché lo sono. Oh! Quindi, scusami per la vita. Quindi, torna pure sull'oggetto, Marco, grazie. Oh, un bacio ad Arturo dalla Brianza. Ma ad Arturo non avete dare baci, biscotti, trippa e pallina, sì, però oggi è venuta una scolaresca, se lo sono spupazzato, sbaciucchiato, lui era proprio nel pieno, lui era nel pieno. Io volevo dire, bene, ah, bene, bravo, lo conosco. Sì, mi ha detto che ti conosci. Se volete vedere come eravate visti prima, e vuol vedere la colonnella sì, di... ok, riportiamo anche quello, va bene. Grazie. Questo era il bracciale, quindi 1750, un carat 10 full color, un carat 10 full color, la richiesta per il 22, signori, anche qui, grazie tesoro, anche qui vi dico questo, mi fai anche il biglietto per Mulgari, favore. Sì, no, così mi rimangono tutte e due. Ok. Io anche a lui, perché così almeno... Che non si sa mai.
Vi dicevo, signori, via, grazie, torna su di me. Vi siete conosciuti con la fidanzata, poi è diventata moglie. Ormai che moglie danno è fatto, quindi dovete prendervi le vostre responsabilità. Grazie. Allora, vi dicevo, vi siete conosciuti, avete fatto l'anello di fidanzamento. Poi, ce l'hai e va bene così. Poi, e non pensare che di lasciarmi che poi ci rifidanziamo e te lo rifaccio. Poi, vediamo un attimo. Sì, certo, le requisito anche quello che le ho regalato. Poi, avete fatto il bimbo e avete fatto la Riviera. Quanti solitari vuoi? Te l'ho già detto che per il fidanzamento, capito? È un altro. No. Secondo me è abbastanza. Anche quello è vero, brava, esatto. Comunque, dicevo, ora cosa manca? La trilogy. Con la trilogy, perché la biology a me non piace, a te piacciono i contrari. Il contrario mi piace. Mi piace tutto. Era lì che volevo arrivare. No, ma il contrario, a me piace il doppio colore, dico la verità. No, scherzi a parte, vi dico, avete fatto uno, avete fatto l'altro, vi manca la trilogy. Signori, un carate 10 non è neanche così esagerato da dire, ma mi sento in imbarazzo a metterlo perché si vede troppo. Poi, pietre bianchissime, sono belle. Come erano quelle pietre? Stupende. Mi perdevo l'inquadratura perché mi mettevo a guardare l'anello invece dello schermo davanti. Vedi? Vedete perché? Lei è un'amante vera dei gioielli, ve lo do per garantito, ok? Quindi cosa succede? Le cose belle le vede, le cose belle, noi qua in TV, vi ripeto, venite giù al negozio, chiamateci, non questo vengo. Cliente di Spezia che io saluto ed abbraccio, ha chiamato, andiamo lì, vediamo se gli piace. Se gli piace ci mettiamo d'accordo, se no ci abbiamo provato, se no, potrebbe anche non piacere, non vi sto dicendo. Ah, arrivano subito, questa la indossi un attimo. Prima la misura, un secondo solo, circa 50 grammi, 1900 euro, 42, 41, 42, anelli da uomo non li ho portati, 41, 42, quasi 50 grammi, oh. Anzi vi dirò di più, non ce la faccio fischiare oggi, 1900 euro, quasi 50 grammi, perché se no mi sembra 48, quasi 50 grammi, 1900 euro. È un po' tutto sfocato, però forse perché lo scintillio dell'oro, allora se mi vai dentro il, esatto, bravissimo Marco, oggi abbiamo il campione in carica di inquadratura che è Marco, abbiamo queste frange che vengono appunto giù e in bianco e in giallo e in rosa, poi intervallate dalla parte invece più liscia. Pensate, le frange sono tutte brillantate, la parte liscia così sfaccettata, vedete che diventa sfaccettata perché sono tutti dei rettangoli, ok? Crea un ulteriore gioco di luce, ulteriore gioco di luce arricchito dalla parte più sopra, quella sorta di corona che abbiamo, vedete, di nuovo, anche lì lavorata a mano, e poi la parte, quella più adesa al collo, diciamo, quella più aderente al collo, quella liscia che non deve dar fastidio. Qua, questa, è un'altra di quelle opere d'arte. 1900 euro, 42 i centimetri, signori, 50 grammi circa, 48 grammi circa, 48 grammi a 1900 euro, ma è da prendere al volo, è da prendere mille volte, assolutamente, non ci piove. Comunque, allora, poi metti da giù, vai un po' più da distante Marco, per favore, vorrei far vedere come viene a collo questa, 41-42 centimetri, è di una bellezza disarmante. Ora, mettila giù, la facciamo vedere, poi dopo tanto proviamo questa con comodo. Vediamo appunto, vi piace l'oro giallo? Allora, avete un bracciale in rosa, con questo o giallo e bianco, con questo ci sta benissimo lo stesso, abbiamo i tre colori dell'oro, non è impegnativo come credete. Voi pensate, con 47, 48, 50 grammi d'oro, 42 centimetri, a 1900 avete indosso un gioiello incredibile. 1900, via, grazie. I Rolex non li ho portati, ho quello al polso mio. Non il mio Rolex,
al mio polso c'è un Rolex che ora farò vedere. Allora dai, fa vedere, mette via quello, tra poco facciamo vedere l'altro dichimento che mi è stato richiesto, il FOPE mi hai richiesto, giusto? Ciao. Allora, intanto premetto, brava alla cliente di Salerno che ha acquistato i primi tre, bravo ai clienti che sono venuti ieri. Questo è l'ultimo che rimane. L'altro giorno è venuto questo a 1.400, invece che 80, 1.450, dai. Sì, 1.450. Ieri è venuto un fornitore, mi ha chiesto una cifra più alta al grammo di quello che noi facciamo vedere a voi in TV. Centimetri? 43. 43 centimetri, ora su dal collo, diglielo quando lo fai, così lui ti sente. Non so che per te parlare in più è un peso. Oh! Cos'è sto rumore? Arturo? Arturo. Dov'è? Qui. Ah. Vi dicevo, FOPE, mi scrivi FOPE Marco per favore? È FOPE in oro giallo, 18 carati, e avevamo l'altro, quello sempre solita, stessa maglia, tubolare un po' schiacciato, grazie Marco, e l'abbiamo portato a Milano, da Piazzale d'Ateo, ancora un abbraccio. Poi, avevamo i bianchi, ieri abbiamo pensato bene di mandarli in Riviera, bravi i clienti. Avevamo i tre colori, l'abbiamo pensato bene di mandarlo nel sud Italia, brava anche la cliente. Signori, questo è l'ultimo, da 1.650 oggi a 1.450. Non approfittarne sarebbe un delitto, un vero peccato, perché FOPE a queste cifre non capita mai più. C'è una gioielleria, mettilo bene lì, brava, c'era una gioielleria giù in pieno centro che li vendeva nuovi con la scatola, qua manca, abbiamo il sacchettino, quello con la scritta FOPE, li vendeva, li metteva circa a 180 euro al grammo. Questo è quanto? Pensate, aveva fatto gli sconti del 20%, è un braccialetto di quelli sottili che noi vendiamo a 1000, lei aveva scritto, questa persona aveva scritto, da 3.200 barrato, offertissima a 2.850. Voi pensate che già scontato veniva più del doppio di quello che noi vendiamo, appunto, vendevamo la linea così. Oggi a 1.450 è più di 30 grammi, mi sembra 32, ora non me lo ricordo, ma non mi interessa perché FOPE non va a peso, ok? Ma pertanto non va da peso, però sapere il peso che ha più o meno dopo superati i 30, sapete che è 1.450, mai stato indossato, mai stato indossato. Quindi vuol dire che è nuovo, giusto? Giusto. Oh, bene, via, grazie FOPE. Non mi ci perdo perché intanto quello rimane lì, metto in vetrina un'etichetta con scritto FOPE, entrano a chiedere, una volta che entra a chiedere se ti interessa qualcosa senza spendere, non ti ci faccio uscire. Guarda, ieri i signori, faccio per aprire dei due clienti, dico vabbè, però c'è ancora qualcosa, a un certo punto mi dice: senta, ma mi vuoi far uscire? Devo comprare per forza, ridendo. Vabbè, è finita che hanno comprato comunque. E alla moglie dice: la prossima volta, quando fa per aprire, tu apri subito la porta, così non rischiamo. Dice: se no non ci fa più uscire. Si è scherzato un po', e FOPE l'hanno gradito e come. Vediamo questo. Abbiamo detto 520 euro. Questo cos'è? 520 euro. Longines in oro giallo 18 carati. Longines in oro giallo 18 carati con il suo datario, il quadrante bianco, l'orologio è tenuto bene, oro giallo 18 carati, è un Lady, ma non è uno di quei Lady che non vedi mai, anzi facciamo così, 4,80, dai, 480 euro, non è di quei Lady che spariscono, che non vedi, che sono difficili, dove vedi l'ora, la vedi e non la vedi, no, assolutamente, assolutamente. Cosa? Lady, bello. Quadrante bianco, sfondo bianco, i numeri sono? Indici in oro. Ah. Però ti ho visto un po' così che cercavi di capire la provenienza della numerazione. Eh? Via, grazie, dai, via, grazie. Oltretutto anche la fibbia che non è in oro, scusa se tolgo dalle mani, che non è in oro, ma è comunque Longines dorata originale. Originale assolutamente. Bello, una cosa che non abbiamo fatto vedere erroneamente, ad esempio il logo qua nella parte, ci vedi, ma
qua nella parte interna, diciamo, nel fondello, non diciamo, nel fondello. Via, grazie. Allora, dal 2003, poi abbiamo fatto 2190, oggi 1009, se no poi torna al, al diretto interessato. Un carate 20 di rubini, 0,50 di brillanti, 18 grammi di peso. A 1009 un anello deco così non lo trovi neanche se giri tutto il mondo. Anzi, ti dirò di più, hai la fortuna di averlo a casa tua, oggi, qua in TV, senza neanche dover uscire. Ok? Ma se non lo prenoti qua... Scusate, eh? Sì, poi tanto ci sentiamo, dai. Allora, lei dice dal signore. Pronto? Buonasera. Sì. Sì. Allora, un indirizzo. Ok. Perugia. Un po' più grosse, più o meno indicazioni. Guardi, ora io sono quel signore che presenta. Glielo cerco subito, vediamo se lo ho, glielo faccio vedere al volo, va bene? Lo cerco un attimo. Grazie a lei signora, buona giornata, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Faccio lo squillo. Io. Allora, senta, vedo un numero che c'è scritto lì già. Mi chiedono delle spille, una signora chiede se hai delle altre spille. E poi c'è anche quello... Pensa che devo portarne una molto bella e me la sono scordata a casa. In negozio. Dai! Fallo vedere di taglio, da sopra, da dietro, davanti. Se li marchi tutti e due. Poi mi sentite, io glielo metto da parte. Vabbè, mi sentite. Via, grazie. E tuo padre mi ha detto, oh, è quanto parli, più oggetti e meno chiacchiere. Vediamo un po', vediamo un po'. E ho detto, tuo padre mi dirà di tutto per te. Invece no, vai tu, vai più veloce. Ok. Sì. Allora. Ah, scusa, te che dici meno chiacchiere e più lotti, quando è che spendi? Ma fammi capire. Hai capito? No? Ma fammi vedere della roba. Eh sì, ma spendi un attimo. Dai. Perle gold naturali australiane da 6.500, l'avevamo fatto vedere l'altra volta, 5.500 euro, a 5.500 euro. Andiamo a vedere queste, perle gold, 14-15 mm se non erro, chiusura in oro bianco, 18 carati, andiamo, dai, digli, digli che le indossi, occhio al microfono, bravissima, perfetto. Perle gold, naturali, 14-15 mm, mettimelo Marco per favore, dai 13 ai 15 ora non ricordo, metti 14-15 poi vi diciamo tutto bene, perché sono arrivate stamattina, l'abbiamo presa al volo, cioè va già lasciate, cioè, no no, 14-15 perché 13-15 sarebbero a scalare, 14-15 è la, diametro. Il margine, il diametro, sì, il margine che ti danno sulla misura del diametro. Allora, perle gold, Australia, 14-15 mm, chiusura in oro giallo, 18, in oro bianco, 18 carati, sono perle prezzate a 38.000 euro. Ora, abbiamo tolto il hanno tolto il cartellino erroneamente perché l'hanno fatto, l'hanno fatte, come si dice? Infilare? Bravissima, le hanno fatte infilare. Il discorso è, noi le facevamo vedere a 6.500, 6.800, non ancora infilate, col cartellino della ditta di vendita a 38.000 euro. Ora signori, aiutati dal periodo che è, eh sì, aiutati da questo brutto momento, per il fatto che c'è la crisi e per il fatto che le perle cinesi abbiano rovinato il mercato, alla fine i prezzi sono crollati, ora è il momento di comprare le perle australiane e giapponesi, il momento è adesso, assolutamente.
ok? 5005, via Grazia. Se dopo voleste rivederla, chiamate, sarò ben lieto di mostrarvela. Poi, subito dopo, la signora, la gentile signora, mi ha chiamato poc'anzi al cellulare, gli ho risposto mentre eravamo in diretta, e mi ha chiesto di vedere un bracciale che costasse meno degli altri, dice, non più di 500. Io questo, è nuovo, 320 euro, pesa 9 grammi, 320 euro. Poi mettiamo una busta, è quella lì, era il 27, la collana. 320 euro. Dai, colore dell'oro, Dania? Due colori, dell'oro, bianco e rosa. È rosa tendente al... Sì, brava. Cioè, giallo tendente al rosa. No, è rosa. È proprio rosa, ok. Meno acceso di altri, ah, ecco. Però è rosa. Sì, okay. Sì, sì, sì. 23 centimetri. È nuovo. È nuovo, è bello, è particolare. Il bello di questi modelli, sapete cos'è? Tenete conto che così. È nuovo. È che, appunto, essendo così... Vai sulla larghezza, vai sulla consistenza, ma al tempo stesso un peso comunque molto molto contenuto. Pertanto cosa ho? Ho l'oggetto scenico, l'oggetto bello che fa scena, ma al tempo stesso che pesa molto meno di altri. Quindi ho comunque un bracciale che è largo 2 cm, ma che sicuramente mi verrà a costare meno di questo qua. Pertanto io vi dico 320 euro, 9 grammi. È nuovo, oro rosa, oro bianco. Fai vedere la chiusura, per favore. E ancora un abbraccio al papà. Oh, ma guarda che bello. Poi alla fine congiungersi in qualsiasi anellino. Brava, oltretutto la misura, appunto, poi voi la scegliete. Perché? Perché può congiungersi in qualsiasi anellino. Sono fatti appositamente, c'è cioè una sorta di prolunga. Dimmi. Solitario, lo facciamo vedere subito. Ricordo che abbiamo sempre il 6 carati e 20 e il 2 carati e 0,7. Vediamo un secondo. Ma aspetti un secondo che faccio due o tre cose allora. Li facciamo velocemente. Via, grazie. Dai, allora, velocemente, 15. Lotto numero 15, vai Marco, metti pure già la scritta, bravo, 1750, 63 centimetri, Tania, 63 centimetri, grazie tesoro, 63 centimetri, 4 più 1, bianco e giallo, 1750, 57 grammi e mezzo, a 29, 30 euro al grammo, bene, 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 via questo che era il numero 15. Poi, subito dopo, rimanendo in tema, il tema di quello appunto che vi ho fatto vedere prima, adesso, cioè di veri affari che fa molta scena e messa al collo, sono sempre comunque un investimento, c'è questo, signori. Non è scritto... Aiaiai. Questo che è il numero 16. Il lotto numero 16 è 2350 euro. Questo è il 16, 2350, la collana è a maglie, diciamo, ovali ma squadrate, lunga 70 cm, 77 grammi. Sì, pronto? Quindi questa qui prima non ho fatto vedere la chiusura. Sì, signora, mercante d'oro, esatto. Buonasera a lei, mi dica. Sì. Sì, ma ha lasciato il numero? Ma la posso... Mi dica. Ma la posso chiamare tra poco, signora, che sono in diretta io. Grazie mille, la chiamo appena finito, va bene? Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Via, grazie, poi... Il lotto, ricordati il, sì, sì, sì. Il lotto è il 24 invece, Fope 1450, abbiamo queste richieste di rivisitazione, li facciamo molto velocemente, così ci togliamo il pensiero, poi abbiamo, scusami se ti passo davanti, abbiamo, era il 16 no? Sì. Abbiamo questa canna vuota, ho sentito adesso una signora che sentirò più tardi, va a dirmi appunto che va a spendere un po' meno, mi dirà quanto, vediamo se riesco a venirle incontro. Nel frattempo la signora di Mantova l'ha richiesto, Mantova o Modena era? Modena. La signora di Modena l'ha richiesto, sì 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 sì. Via, grazie. La signora di Modena hai detto?
La signora di Modena, la richiesta era il numero 13, può essere? Sì. Via Marco, grazie, torna su di me. Per il 13, ora sento la cliente, la chiamerò appena finito, non appena finiamo il... no, non era il 13 allora. Sì. 19. Bene, 19. Rivisitazione al volo, al volo, al volo, al volo. Ah, ecco perché. Rivisitazione al volo, al volo, al volo. Via, dai Marco. Bene, 19. Allora, questa è per la signora di Modena, abbiamo detto, giusto? Che ha chiamato. Io, poi l'altra signora che invece è di, non te lo ricordi? Vabbè, quest'altra signora che si trova ora al telefono, sono ben lieto di telefonarle entro breve, via, grazie. Invece il 13 doveva essere quello con l'opale? Quello con topazio, brillante topazio. Allora, brillante topazio, sì, 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 so quella. Vabbè, rifacciamo questa, perché avevo scritto l'813, però lì il 13 c'è un altro oggetto, però qua è sempre 13. Quindi, vediamo questo. Signori, qua io vi dico questo, l'ho passato già, e sarà già la terza o quarta volta che lo faccio vedere. Ma è possibile che un topazio imperiale 3 carati e 10 di brillanti a 1690 euro sia ancora qua? Ma come può essere? Ma vi rendete conto che un oggetto così, 4-5 anni fa, prima di questa crisi nera... Devi chiamare, io se vuole gliela metto da parte. Che cosa? La collana da uomo. E cosa voleva? 1500. Invece che? Indossa un secondo? Vabbè, tu prendi nota che vediamo un attimo. Ecco. Grazie. Marco sul cellulare, va bene? Ok, quanto costa? È bello, questo? Molto. Però, tu prendi nota. Via, grazie. Ma questo è fine? Brava. Rimane ma fine, guardate però la bellezza di questo ciondolo qua, ma come può essere che un ciondolo così sia ancora qua? Ma vi rendete conto? Un pavé di brillanti così, solo a comprare i brillanti, la pietra, il topazio imperiale a parte, cosa può costare? Fai come loro, tanto? Così ti togli da tutto? Lei, di più, l'altra, tanto? Dai, poi così... Tanto non c'è nessuno che te la deve regalare. Cioè, prima ci ho provato con me, ora ci siete, fai vedere la trilogy e fa così, pensi. No, perché la porta video, no. Ah, la ricerca di fai vedere la trilogy? Oh, c'è una trilogy bellissima. Sì, no, a quella cifra non ce la faccio, però sono da... il signore di Verona, giusto? Il signore di Verona, sono ben lieto di venirle incontro se lei mi viene un po' incontro, ecco. A quella cifra che lei vorrebbe, non posso. Dov'è la collana? Che lotta è questo qui? Hai ragione anche tu, che lotta è la trilogy? 22? 22, chissà perché, sono 22 lotti che ti dico che numero è, non lo sa. Ti dico la trilogy che numero è, lei mi tre qua, 22? L'ho lato prima, eccolo qua. Grazie. È lui? No, non è questo. È l'altra, la 4 più 1. Che è? Questo qua è il suo. Via, grazie. Vediamo se l'Alessandra la prenota. No, non ti sta bene. No, non ti piace. Ah, ok. Chimento. Questa mettila dentro. Dov'è la collana? No, forse lo passo adesso. La collana, va bene, vediamo un attimo. Ah, richiamato il signore del Rolex, lo faccio vedere su. È perché volevo... Ecco qua, scusa se la tiro. Perfetto, poi... C'è ancora solo un secondo, poi ti lascio andare, promesso. No, perché poi giustamente mi ci mandano, insieme.
questo qua, va bene tutto via. Questo, signori, questo, se c'è, ma il nostro amico Silvestro, il 17, argento, quarzo, Cartier, 680. Ma io dico, ma un orologio così, ma signori, vi ricordate quando compravate, si vendevano e si compravano gli orologi così? Bravo, a 2000 euro. Ma ci ricordiamo di quando... Prego? Ma signora Lina, rifaccia vedere la spilla e altre importanti. Non ho spille dietro, è quello il problema, perché ha chiamato signora... Allora, signora Lina, che, dato che lei è di Genova, mi sembra di aver capito, mi chiami, vengo a casa sua, le porto le spille, le faccio la trasmissione lì, no, però via, grazie. Però le faccio vedere queste due o tre spille, volevo dire le faccio il prezzo di trasmissione di TV. Ecco, il senso del discorso era questo. Facciamo ancora questo, dopodiché lasciamo tutti liberi e tranquilli, quelli che sono qua, e vabbè, non vi sto a spiegare perché e per come. Abbiamo questo 60 grammi, 1950. Allora, questa io l'avevo proposta, l'avevo detto a una cara amica di Torino, in provincia di Torino, dice guarda che è una collana che fa per lei. Fai pure con comodo, non è mica un problema. Tanto questi minuti ci vengono decurtati tranquillamente, non è che... Cioè, beh, sai come nelle partite di calcio c'è il gioco effettivo, i minuti e il gioco effettivo? Allora, 1950, io questo dicevo, per la signora di Ivrea l'avrei... È il 29? Sì, Marco, il 29. Questa, per la signora di Torino, l'avrei vista perfettissima, nel senso, so che le piacciono le cose belle, mi sembrava strano che avesse chiamato, però, giustamente, l'altra volta ha speso. No, Cristian, siete sicuri che sia il 29? Sì, fai 29, guarda Marco, non ne ho voglia. Questa è la signora, dato che compra e apprezza solo le cose belle, ecco perché mi ero permesso di... Poi non si è più fatta sentire, l'altra volta mi ha detto, sai, ho speso... un po' di soldini, quindi per un po' cerca di dimenticarti il mio numero, il mio nome e anche che ci siamo conosciuti, e la capisco anche. 1950, 60 grammi, via così, qua. Poi, qua, ops, qua, l'altra volta abbiamo preso una prenotazione. La signora è venuta, ha detto, ho fatto le foto, tornerò con mio marito perché è lui che sceglie e decide. 47 grammi, 1850, poi cancellalo questo, perché... 1800, chi è che mi porta una gomma, per favore? Ce l'abbiamo, 1800, ce l'ho qua. 1850 la richiesta, gli ori, uno è rosa e uno è bianco. Gli ori, allora, 1850, 47 grammi, oro rosa e oro bianco, 18 carati, mi metti la firma, è Chimento, la cliente dice, sono venuta a vederla, mi piace tanto, se l'ha indossata, se ha fatto le foto, dice, torno con mio marito, poi non l'abbiamo più vista, io mi permetto di metterla in vendita, Chimento, Marco, la firma, per favore, grazie mille, scusa, vi ripeto, è bellissima. Ma bellissima, bellissima, via, grazie, più che altro perché è particolare, poi non è proprio il solito chimento. Il solito chimento, abbiamo questa ad esempio, che è double face. È vero, a che ora dice tuo padre, dice tu chiacchieri, però fai meno lotti. Però voglio dire, avete tutte le firme del mondo. Tutte le ho fatte vedere, tutte, anche di più. Chimento, questa signori. 1400 euro, 35 i grammi, 1400 euro la richiesta. È double face? Sì, siamo in diretta. Chimento. Abbiamo fatto vedere un Cartier, poi abbiamo fatto vedere... Poi uno jean. Da donna.
No, 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 anche se la fai vedere. Double face, fai vedere una parte, fai vedere l'altra, chicchi di riso. Ah, ma double face voleva il bracciale? Sì, ci mancherebbe. E allora ve lo faccio vedere. Signori, mai indossata, eh? Mai indossata, chicchi di riso. Cos'era? Ve lo dico subito. Allora, la lunghezza è 51 centimetri. Dato che, via grazie, mi faceva segno. Una collana di 70 cm, quella da 77 grammi, 2350. L'abbiamo però poi mandata via. L'abbiamo mandata via. Dille che. Se non la può far rivedere, ma c'è. Dille che se volesse, che lasci il numero del cellulare, le mando anche le foto su WhatsApp, non è un problema. Allora, mi diceva Alessandra, che vi saluta di nuovo, fai ciao. Allora, mi diceva Alessandra, quando ho detto del chimento double face, ma ce la segno così. Era il bracciale che io ho fatto vedere prima, all'inizio della trasmissione. Questo bracciale, signore, anche questo praticamente nuovo, perché mai stato indossato dalla cliente, mi ha detto, non l'ho mai indossato. E io sono d'accordo con lei che non è mai stato indossato. Allora, 25 grammi, 1000 euro, 990 euro la richiesta, 9,90. Ma la bellezza di lei è che prima di far vedere un oggetto, prima lei... Lo contemplo. Bravo. Chimento, ma... parte bianca e gialla. Parte bianca. Parte bianca e gialla. Sì, 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 sì. Chiama l'Ale. D'accordo, grazie. No! L'ho capito io da qua. Deve parlare con lui. Io non chi è? Cosa vogliono? Chiede se potrà un po' vicino. Sì. Il cimento del 30. Sì, si può fare. Oh, dice che si può fare. Sei no, si può fare. Cognome, telefono. Diglielo, se tu fai ne pa, interrompila, ne parlerà con Cristian. Ah, io non ti faccio parlare, no, la signora. Oh, usci bene. Sì. Allora, di qualcosa, dai. Non ho detto le misure di questo. Ecco, aspetta, eh. Il metro, vieni, dammelo. Pronto? Ecco, cosa voleva spendere, signora? Non 20 centimetri la lunghezza per allora, quasi un centimetro. Purtroppo non ce la faccio, però magari le dico. Lei, tanto è senza impegno, se lei mi lascia il telefono, io dopo la lascio alla mia fidanzata, io dopo la richiamo. Se non ci mettiamo d'accordo, non ne parliamo più, va bene così. Se no magari invece gliela passo, eh? Buonasera. Visto. Eccomi. Allora, ciao amore mio, ciao. Ad Arturo. Via grazie. Poi. Allora. Sì, sì. No. Non ce n'è. Io ho 22 anni e ne dimostro 40, 60 anzi, per queste cose. Ma ne avrei 22, io sono più giovane di lei. Sono del 94, giusto? Se ci volevo vedere. Vediamo un po'. La 30? Sì. La vede adesso? Sì, la vedere. Ok, dai. 30, veloci. Piace? Mm-hmm. Vai. Per forza.
30. Lo stesso moschettone. Moschettone bello grande, oro? Oro, due colori dell'oro, rosa e bianco. Brava. Chimento, numero 30, Marco. Ed è nuova praticamente. È anche 51 centimetri, bella lunga. Via. No, il peso è quello. Tenete conto. Bravo. Dai, 30, via. Poi. Il tesoro lasciala lì. Mentre io vi mostro questo, poi Marco vieni su di me perché lei andrà ad indossare questa, giusto tesoro? Sì. Non farla vedere adesso, aspetta, aspetta. Rolex, acciaio e oro. Marco, scusami. Ok, Rolex, acciaio e oro. Il vetro l'abbiamo cambiato. Tra poco cambieremo la ghiera nera perché ha due righe, ma il prezzo è sempre 4.150. Signori, avevo fatto 4.450. Avevo fatto 4.450, 4.490. Poi ho detto vi faccio 4.150. No, aspetta Marco, vi faccio 4.150. Perché mi sono sbagliato io. E allora cosa ho detto? Ho detto, vabbè signori, vi faccio 4.150 perché il vetro è rigato. Ora il vetro è stato cambiato, verrà cambiata anche la ghiera che vedete qua a un piccolo segno, sempre a spese nostre, a soli 4.150. Submariner da uomo, acciaio e oro, quadrante nero, ghiera nera, automatico, vetro zaffiro, scatto rapido. Chi più ne ha più ne metta. Signori, questo qua parliamo di uno dei re degli orologi, assolutamente, niente di più bello. Io vi dico, è logico che io conosco gli orologi, lo apprezzo, mi piace di più. Se devo scegliere tra Rolex e Patek Philippe, io scelgo sempre Patek Philippe, però vi posso dire questo, sceglierei Patek Philippe da privato, ma da commerciante Rolex tutta la vita. Questi si vendono, questi sono belli, questi fanno tanta scena, questi sono conosciuti. Chiunque nel mondo conosce questa marca, conosce questo modello, chiunque nel mondo l'apprezza per un motivo o per l'altro. Guardate le lancette, i bicchierini, poi signori, vi ripeto, scritte dorate, scatto rapido, vetro zaffiro, la corona, guardate la corona nella sua semplicità, quanto è piena, quanto è bella, quanto è grande. Via grazie, io vi dico signori, a 4.150 euro questo è veramente un gioiello. Con la sua scatola, la garanzia c'è, cioè la nostra di un anno. L'hai marcato questo tesoro? Che eri al telefono? E poi? Spogliati la giacca, nel senso, allarga, aprila un po'. Oh, andiamo a vedere questo. Questo è Sforza. Andiamo a vedere una di quelle collane che non si vedono mai. Può piacere, può non piacere, ma è un qualcosa di strepitoso. All'Alessandra non piace, ok? All'Alessandra di gioielli poco ne sa. All'Alessandra non piace perché poi ognuno ha il proprio... No, toglimi un attimo quelle scritte, Marco, per favore. Ognuno ha i propri gusti e ha il proprio genere, ok? È un po' come i vestiti. Io vi dico, magari io il più delle volte, se posso vestire elegante, ho dei cappotti che amici miei non metterebbero mai, ma difficilmente si possono dire sono brutti. Poi dici, ma io non lo metto. Questo difficilmente si può dire è brutto, si può dire dà troppo nell'occhio. È logico che dia nell'occhio. Abbiamo la marca Sforza, grazie mille. Telefono a lei perché? Ah! Ah, sì. Dov'è la cosa? Ce l'hai là? Me la metti lì, scusami, per favore, dentro la busta? Il biglietto? Sì. Là. Tanto lì non ti si vede. Allora, è Sforza. Vi dicevo, signori, abbiamo Giada. Giada lavorata, intarsiata a mano. Smeraldi e rubini per 2 carati. 86 grammi di peso dell'oro. Firmata Sforza, signori. 4.700 euro.
È vero che comporta una bella cifra, una bella spesa. E basta, eh? Basta. Basta. Ok? Oh. Ho capito. Pensa se a parti invertite. Oh. Ti ho chiesto un favore. Grazie. Eh? Secondo te? Un altro, bene. Vi dicevo, 2 carati tra smeraldi e rubini, giada, è sforza, lavorazione lavorata a mano, con, poi abbiamo, secondo me, microperle Giappone, ok? Secondo me, ripeto, sono stati acquistati i 5 Buddha in giada e poi è stato commissionato il lavoro, un lavoro che deve essere costato un occhio della testa, perché? Perché quasi 90 grammi d'oro e l'incastonatura delle pietre, pietre molto belle, poi con questi pendagliocchi qui dico, ripeto, può piacere come no, io non sono qua a dirvi è un pezzo per tutti, il bello di questo oggetto è che non è per tutti, è proprio questo il coso che lo rende ancora più bello, che non è per tutti, quando dicono, ma sai, è un po' tanto particolare quello che indosso, dice di non saprei portarlo. È un complimento. Il fatto, ripeto signori, il FOP a me piace, ma il FOP lo sappiamo portare tutti. Sono queste cose che le cose... Poi mi dite, ma sai, ma io quando me la metto, ma perché devi metterla? Può anche lasciarla solo anche in vetrina. Un pezzo così in vetrina, signori. Ora, Marco, torna su di me, per favore, perché le... La vedete così, togli cortesemente, toglimi il riquadro, bravo, girati a favore di... Non la zeccherà mai il verso. Oh, perfetto. Ma te come io, come me, non è che... Chiedono se ha la garanzia, noi lasciamo certificato. Sì, 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 beh, logico. E gli chiede di che hanno... Non ho guardato il seriale. Non ho guardato il seriale. Deve essere... Io penso, sì, sicuramente prima del 2000, poi a bicchierini così, però è molto bello secondo me. Poi, dico, bicchierini così, contorno oro, scritte oro, a me piace. Poi, ripeto, signori, va a gusti. Sì, ora tra poco facciamo rivedere, scusami. Grazie. E ora andiamo giù a farla vedere, la facciamo vedere così. Perché è un oggetto, il 33 era il sub, è vero? È un oggetto che sforza questo, signori. No, no, ti ne ho teso come prima. Marco. Marco. Grazie. Allora, guarda quello come si scrolla. Guardate la particolarità. Poi ripeto, fate la faccia come Alessandra e va bene, non dico niente, assolutamente. Cioè, signori, i gusti sono gusti. Non è che un Ferrari debba piacere a tutti. Non è che una Bentley... debba piacere a tutti, non è che una Viper possa piacere a tutti, ognuno ha i propri gusti, poi mi puoi dire, guarda, non la userei mai perché una Viper stare sdraiato per terra in pratica, oppure come alcuni con un po' più di pancia, una macchina così sportiva non riescono, io ad esempio da quando ho provato un SUV di un amico, io non ce l'ho mai avuto perché non posso, giro in bicicletta, ho provato il SUV di un amico, stando così in alto ti senti più... Eppure magari non comprerei un SUV perché comunque è scomodo. Qua, signori, io vi dico, qua abbiamo la Rolls Royce delle collane. Poi puoi dirmi non la comprerei mai perché 4007, perché o 4008, non mi ricordo, perché è difficile da mettere, perché è un po' troppo particolare, tutto quello che volete. Ma non può non colpire chiunque di voi stia guardando adesso, che dica che bella, che dica che brutta, non può non avervi colpito. Non è uno di quegli oggetti che passa inosservato, non ci sono storie, è un dato di fatto. Ripeto, io non punto sul dirvi è bella, state mettendo i soldi da parte, no, io punto sul fatto di dirvi, voi qua state acquistando, nel caso in cui doveste acquistare la collana, state comprando un piccolo pezzo di storia dell'arte orafa. È questo che fa la differenza. Ripeto, le collane al metro le san fare chiunque. Sono queste le cose che io vado... Voi pensate, mettetevi nei panni dell'orafo,
che poi è un maestro, era un maestro, non un orafo, viene qualcuno con 5 Buddha e vi dice: mi fai una collana su questi 5 Buddha. Cosa fai? Non sai dove girarti, giusto? Invece no, dov'è che si vede il maestro? Il maestro vede 5 Buddha, ci pensa, magari non ci dorme la notte e trova un'idea così. Trova quell'idea che pochi avrebbero avuto, invece di mettere 5 uno dietro, no, li mette così, che scendano giù, che prenda il disegno di una camicetta o di un maglione più scollato, di una maglia più scollata, lavorata in ogni sua parte, ma guardate la bellezza, ha delle pietre di altissimo livello, di altissimo valore. Poi ribadisco, non vi piace, non entro nel merito, vi sembra troppo, sì, se no... Va a gusti, bravissima, esatto. Ma io, mettimela dritta per favore, perché questa, ah, ecco. Cosa sta dicendo, che non le piace? Allora, sul cellulare mi ha scritto, è favolosa, ok? Una signora di Bologna, una cliente di Bologna mi scrive, è favolosa. Ciao, non l'avevo visto, Emma. Domenica ai Bagni Italia registriamo la puntata natalizia. Vediamo di venire. Allora, io vi invito a farvi questo pensiero. Grazie Marco, torna su di me. Voi pensate, mi è stato scritto adesso, 3 minuti fa, è favolosa, scritto proprio favolosa. Adesso chiama una signora dicendo, a me proprio non piace. Voi pensate, riesce a suscitare emozione anche quando non piace. Voi pensate a una persona che prende un telefono, prende la briga per chiamare e dire, però a me non piace, ti ha suscitato un'emozione. Tenete che sei lì. Ti ha suscitato un'emozione. Io vi dico. L'abbiamo presentata adesso, 4.700 euro. Io vi dico. Ne ho un'altra, sforza, c'ho giù un negozio di collane e bracciale. Io vi dico, ne ha parlato adesso con la cliente Alessandra. Pensate, grazie Marco, torna pure su di me. Pur non piacendo, ha suscitato l'emozione di dire, devo chiamare e dirlo. Quante volte vi dà una cosa che non piace e dici, ma non ci fai neanche caso. Oppure, boh, oppure che brutto. No, qua prendi il telefono e dici, a me non piace. Cioè, ti è entrata dentro, volente o nolente. Questo costa un po' troppo per me, ma ha detto, ma è molto molto bella. Bravo, molto molto bella. Volente o nolente, ti ha suscitato un'emozione. Che è questo, quando mi dicono, un mentore che è stato per me Borsetti, ok? Con i suoi difetti e con i suoi pregi, è stato per me un vero mentore, diceva, bene o male l'importante è che se ne parli. Non poteva riassumere meglio, non si può riassumere meglio il concetto che con questa collana. Vi piace? Non vi piace? Però se ne parla, però attira le... Ciao, un bel pezzo. Poi... vi può piacere, vi potrebbe lontanamente interessare, chiamatemi, vengo a casa vostra e vengo dove volete. Se vengo e mi dite no, perché l'ho vista differente, lo capisco, perché è un oggetto particolare, questa va vista, va vissuta, va toccata dal vivo, ok? Non è una cosa che... un braccialetto che dice che carino, che bello, lo vedo e ciao, no. Questa va guardata, poi tuo padre sarà lì ora a sbuffare e dire ma fai vedere un altro pezzo, per carità, non lo voglio. Poi tanto tramite TV posso fare il duro, poi quando lo vedo ogni volta, mi sono dato 1,87, è l'unico che devo guardare così, quindi, bene. Mi hai chiesto l'orologio. Questo è un orologio, signori. Allora, come già detto, la garanzia ve la facciamo noi, e per la lecita provenienza, e... per il funzionamento. Un anno, 12 mesi, l'ho fatto controllare, l'abbiamo visto, abbiamo cambiato il vetro, abbiamo fatto, il numero era, ragazzi, 33? Eh? 33. Il numero era 33. Voi pensate, in 2 ore abbiamo fatto 33 lotti, con 10 rivisitazioni. Ci saranno alcuni che saranno schiumando, tanti avranno cambiato. A me la TV piace così, non è un bazar, non è che sono qua... Ah, boh. È un bazar. Quando mio figlio era creaturo, guardavamo la TV e Asti mi diceva, papà,
Stavo riprendendo un pezzo di Gomorra. Allora, vi dicevo questo, signori. Non è un bazar. Quando io faccio vedere un oggetto da 4... Anzi, mettimi per favore anche... Quando faccio vedere un oggetto da 4.150, che è un vero affare, perché questo è un vero affare, ma quando faccio vedere quello da 4.700, quando faccio vedere quello da 3.000, la presentazione va fatta. Non è una maglia marinara. Maglia marinara, peso, lunghezza, maglia marinara, via. No, quando faccio vedere un oggetto come prima, va goduto, va vissuto, ok? E non è una casa, quella la casa vacanze che entri dentro, no? E dici, sì, vabbè, Trevani la prenoto tramite giornale, tramite sito. No, quando io vado a vedere invece una casa che è per la vita o una casa che vale, o quando cerco di fare il salto di qualità, la voglio vedere in tutti i suoi aspetti, il vicinato, i vicini, il parcheggio, la luce, ed è giusto che chi viene a presentarla la presenti con tutti i crismi, tutti i canoni. Questi, signori, sono oggetti che lasciano il segno. Poi, un Submariner acciaio oro l'ho trovato un po' dappertutto. A 4.150 non credo. Però abbiate pazienza se mi dilungo a parlare con una sforza. Capisco che tanti di voi guardino le televendite per il gusto di vedere degli oggetti. Purtroppo noi cerchiamo di dare spazio. Non faccio come quando lavoravo ad Alessandro Orlando, che faccio 8 ore a parlare magari solo dei divani, cosa che è gradita lo stesso. Dopo 8 ore magari non provo. Non del tutto, però abbiate pazienza, la cortesia di capire che via grazie per l'orologio, nostra dichiarazione, nostra garanzia, nostra vendita a scatola, bello, tutte le maglie, va bene, scusa se tolto algo dalle mani, però poi abbiamo questa magari, 60 grammi circa, poco meno, 57 grammi, ecco, 57 grammi, 20 centimetri e mezzo di lunghezza vediamo per 2 di 20 larghezza. Di lunghezza per 2, 57. €1.990. Brava lei perché è talmente... Guardate il luccichio che ha. Allora, giallo, rosa, bianco. Prego? €990. Ho detto €1.990, ma... €1.990 è a 34 euro al grammo, poi se possiamo faremo anche un filino di meno, €1.990 euro, 20 per 2, è bello, è con i tre colori, è gustoso. 35 è il numero del lotto, Marco, e qua risulta tutti così. Vediamo, €1.990, via, grazie, dai. Via, grazie. Poi questo, lo fa, ora inizierò di nuovo un po' più veloce perché veramente 33 lotti sono pochi. Ora questo qua, bracciale. Io per me ho un di... No, ho scordato quello rigido. Anche Arturo. Tutti zitti e guardate. Allora, 1190 euro, boh. Per me è un 21 carati. Il punzone, il timbro è 18, io ve lo vendo per 18, ve lo vendo, ve lo presento, ve lo mostro per 18 carati. È rimasto bloccato da qualche parte? Lo vedete Arturo? Sì. No. Era qua su, era qui. Ah, è qua. Ce l'ho qua sotto. 1190. Cara amica mia, quanto pesa? Dillo, 32. 32 grammi. Cara amica mia, che lo vedi? Amica mia, che stai sulla collina. Oh, vedi? Tuo papà, sempre il massimo rispetto per il maestro Sforza. Beh... Cara amica mia, Lucia, via, grazie. Fiori in rilievo, le calle, sì. Microperle. Caro Nino, ridevamo per te. 4 carati. Ha detto la sua mamma che era per un bracciale di cemento, no? Se c'è ancora che c'è ancora. Sì, ma devo far vedere? 4,70. Tinto. 4. Dimmi amore, dimmi, vuoi uscire? Vieni, dai. Vieni. Ah, vuoi le carezze? No, scusami. Si lamenta per le carezze.
4 carati e 70, signori. 32.000 euro, 31.990 euro. Tolgo anche quei 10 lì, faccio sto sforzo. Dai, scherzo, 32.000 euro, 32,470, M Color, VVS1, bello, perfetto. Se vuoi dire qualcosa attraverso la TV. Ma lo prenota, perché? No, voleva sapere di questo bracciale. E che numero era? Bracciale Chimento, hai detto? Non ti ha detto neanche la cifra, niente. Allora, signori, qua non vi faccio il... Ah, 4,70 è il centrale, poi abbiamo circa 2 carati. Che non esca dalla inquadratura. Questo rientra nel... Scusate le mani nere, ma... Questo rientra nel discorso che ho fatto prima degli oggetti, ci si perde un po' di tempo, ma vanno presentati nella dovuta maniera, ok? Nel senso che se esce dall'inquadratura su un oggetto così si nota più che magari facendo una maglia marinara, ecco. 32.000, via, grazie, dai, abbiamo tempo perché io scioccamente mi sono perso un po' a chiacchierare, a parlare, perché poi alla fine a me piace chiacchierare, non si vede, non si direbbe mai, ma mi piace chiacchierare. Con chi ne ho voglia, se poi non ne ho voglia sono più chiuso e taciturno di tutti quanti, però questo è il 32 per la signora che si chiama come quel nome altisonante della gioielleria. 32 è il numero del lotto, andiamo a vedere, 9,90, fai vedere che davanti, appunto, brava, tutto bianco e giallo, ancora grazie Nino per la tua disamina, per quanto riguarda... Ehi! No! Ah! Bravo, per quanto riguarda, scusate per l'urlo, per quanto riguarda, era dei cavi, per quanto riguarda il, non mi ricordo più, ah sì, per la tua disamina su Sforza, via, grazie, poi, questa è la 32, cara signora, se dovesse essere, provate un attimo a chiamarla, ditele qualcosa, nel caso in cui fosse, dagli il biglietto a lui, aspetta, chiamalo un attimo, vedi se l'ha visto o se fosse davanti alla TV, adesso lo facciamo vedere. Pomellato, brillanti, quasi 20 grammi, la richiesta da 1790, 1550, voglio vendere, svendere assolutamente, 1550 la richiesta, pomellato, oro bianco, oro giallo, ancora mi scuso per chi avesse magari pensato che ci siamo troppo, che mi sono troppo dilungato, grazie, ora tuo padre... Ancora più di cuore, dice complimenti per la trasmissione, mi stai prendendo in giro, caro mio. Allora, dicevamo, 1550 pomellato, brillanti, 20 grammi circa, oro giallo, oro bianco, 18 carati, sfila l'anello, fai vedere che i torsion, che i San Marco, della brava, esatto, sono morbidi, movibili e tutti quanti uno, non, come si dice più? Non sono tutte e tre... Sono disuniti. Sono, ognuno è isolato. Vabbè, sì, dai. Ci siamo capiti comunque, io e te ci siamo capiti, gli altri, boh, può essere. Pomellato, via, grazie. Poi, signori, pomellato. Ho questa, dato che il tempo stringe, pomellato, brillanti, più di 60 grammi, 62 grammi. Era questo. Il numero 20. Cos'era? Cos'era? Un altro bracciale, su quella cifra, sulla stessa cifra più o meno. E guardiamo chi ha la prenotazione, poi se me la chiamiamo, dai. Siete, allora, pomellato, fai vedere la chiusura, per favore. Brillanti, oro bianco, 62 grammi, 2550 euro. È corto, sarà 42 centimetri, ora poi vabbè, magari prendiamo la misura. Sì, però tanta roba l'abbiamo. Quindi non ce l'ho di presenza. E io come finisce la trasmissione, cioè, ma, E se vuole, intanto questo qui lo metto da parte, lo prendo. Tanto è senza impegno, diglielo. Va bene? Pomellato, se scrivi un po' più piccolo, Marco, facciamo lo sconto a chi ci legge. Dai, stai tranquillo. Poi, allora, se la telecamera la muovi, se vai un po' più giù, lei... E ti dice la lunghezza. Ah, perfetto. Allora, apro da qua. Dai, cosa sei in religioso silenzio e ti muovi con solenne solerzia? 41 centimetri.
Hai visto ce l'ha azzeccato. 41 di centimetri, 2550, via grazie. Ora Marco non riesci più a fare la titolatrice, quindi... Allora, vi dicevo questo, quello ha fatto vedere, quell'altro l'ha fatto vedere. Un bracciale. 1350. Chiamara? O chiamarla? 40. Stai attento quando passi di bulldozer, che l'altra volta hai sfondato una TV tra poco. Allora... Cosa cerchi? Questo. Che è là? Si è mangiato tre cavi. Allora, 35,5 grammi. Poi? Lunghezza. Brava, lunghezza. E facciamo poi vedere la lavorazione. Vedete, sono tutti dei rettangoli con la gabbia, con la propria gabbia, diciamo. Soltanto la base però c'è. 20 centimetri e mezzo per 2, più o meno 3. Così? 20 per 3, ok. 20 centimetri per 3. Ora, di fronte, brava! Vedete che ogni elemento... Aspetta, fallo vedere per così. Ok. Vedete, ogni elemento riporta qua degli smalti. Grazie. Degli smalti a fuoco, quelli più resistenti. Bello. Poggialo di nuovo sul polso. Oh, mi vai un po' più distante, Marco? Signori, questi sono oggetti che non si trovano ovunque, sono gioielli che non si trovano ovunque. Bene. Poi, via, grazie. Ancora due lotti, dai, Marco. Allora, vediamo qua. Questo è un anello che mi ha prenotato una signora, ora purtroppo non ho il numero, se no la chiamavo, ma ha prenotato tre pezzi per più di 5.000 euro e poi quando l'abbiamo chiamata, uno no, però l'altro non me lo ricordo. Io dico, signori, tenete conto che la trasmissione, voi non ci crederete, ma se pensate abbia un costo, fate elevatelo a 5 volte di più, ok? Quindi nel momento in cui mi chiamate, io, erroneamente loro, che non sono del mestiere, io l'ho fatto per anni di stare lì ai telefoni ed ero anche molto bravo, sicuramente di più di quanto sono davanti alla telecamera, io vi dico questo: abbiamo preso una seconda prenotazione, cioè hanno detto è già stato prenotato, la cliente dice no, io in seconda non ci sto e butta giù il telefono. L'altra cliente che l'ha prenotato per prima mi dice, ma sai, non me lo ricordo più com'è l'anello, sono 3 carati 20 F color, la richiesta da 1690 a 1650, era 1850. Ora togliamo 200 euro in due giorni, però cara signora che aveva prenotato questo, la prossima volta, 3 carati 20 F color, ci pensi per favore, ma non voglio essere cattivo o sgridarla o che, però tenga conto che se mi prenota una collana, un bracciale e un anello, e poi mi dice collana e bracciale, abbiamo gente che non potevano essere uniti, allora non li vuole più. L'anello dice, ma tanto non mi ricordo com'è, tenga conto che, capisce? Poi, se non vi piace... Io me lo riporto a casa, non è un problema, ma se si prenota tanto per passare il tempo, questo già è un discorso un pochino più delicato. Via, grazie. Come ultimo lotto, gli orecchini non ho fatto vedere, abbiamo questi, anche questi, un carato, GF il colore, 850 euro, sono due, ora quando ho uno, l'altro ce l'ho qua sparso, lo troverò. 850 euro, un carato, signori, 8,50. Volete degli orecchini? Volete degli orecchini? Vi piacciono? Volete qualcosa che faccia scena? Questi fanno per voi, un carato, F color, via grazie, ultimissimo lotto, un diamante da 1 carato e 30, la montatura in bianco e in rosa, 1 carato e 30 da 2750, 5,90 per oggi, perché ho voglia di vendere, è andata benissimo, finalmente è finito sto referendum e non entro nel merito del referendum per non farmi dei nemici, finito sto referendum, finalmente si lavora di nuovo, tenete conto, lui ha scritto brillante, ma è un diamante, un taglio vecchio, io vi dico, ha un bel colore, ha qualche segno, un carate 30 costerebbe 25.000, fosse perfetto, siamo in chiusura, bene.
Bene, grazie, torna su di me. Allora io vi dico questo, vi do appuntamento a giovedì prossimo, come da consiglio di Nino, come da consiglio di il cliente di prima, la prossima volta faremo più oggetti e meno chiacchiere. Detto questo, vi ringraziamo, vi salutiamo. Un'ultima cosa, siamo presenti su Facebook, il Mercante d'Oro, Gioielleria Mercante d'Oro, tra poco saremo su YouTube.